Arrivati a questo giorno bello, molto significativo per voi, per la vostra vita insieme. Giuseppe, sorridi un po', vi raccomando. Stiamo un po' emozionati, un po' tesi, rilassiamoci. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto incontrare. La parola di Dio che avete scelto è bella ma è anche impegnativa, quindi non basta oggi, non basta quest'ora di celebrazione per viverla, per meditarla, ma poi avrete tutto il cammino della vostra vita, perché questa parola scritta sulla carta, sul libretto, diventi la vostra vita. Voi siete romantici, quindi sapete che stasera cadono le stelle, no? La notte delle stelle cadenti, si esprime un desiderio, eccetera, eccetera. Ma San Lorenzo è infatti il protettore dei sogni. Ringraziamo veramente, carissimi Eleonora e Giuseppe, il Signore che ha pensato per voi questo giorno, che nonostante un po' il cammino che a volte umanamente ci sembra difficile, tortuoso, non è sempre facile, no? Non è sempre in pianura, ma a volte in salita, un po' tortuoso, incontriamo degli ostacoli, a volte sembra che facciamo le cose un po' al contrario, però poi in questo nostro cammino umano ci accorgiamo che Dio, il Signore, ha un progetto di amore su ciascuno di noi. Eleonora, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giuseppe, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giuseppe ed Eleonora sono finalmente sposi in Cristo, facciamo loro un grande applauso.